Siamo nel parco di Cracovia e sto per raccontare un aneddoto interessantissimo che ci ha rivelato il nostro amico Bagno, di cui vorrei rendere partecipe l'amico Roberto che, causa cagata impellente, si è perso. Tiro pure le slide, Paolo. Slide oggi non l'ho fatta, che non c'avevo voglia. Allora, un cantierista collega del Bagno, noto puttaniere, uomo con 4-5 famiglie sparse nel mondo, è andato con 4 o 5 amici a puttane in Venezuela. La caratteristica di questi amici è che tutti si facevano sempre la stessa puttana, in fila, uno dopo l'altro. Il primo entra nella stanza, esce con aria perplessa, ma non commenta. Così fa il secondo, così fa il terzo. È il turno del nostro amico cantierista. L'amico cantierista entra e rivela all'amico Bagno per la prima volta nella sua vita che la caratteristica di questa puttana era che nel momento in cui l'uomo stava raggiungendo la fase culmine dell'eiaculatio, lei prendeva una candela e la infilava nel deretano del soggetto, che attraverso una stimolazione della prostata procurava una lunga eiaculazione di 20-30 secondi. Fine della storia. No, è perso la parte migliore. Qual era la perplessità di tutti e quattro? Ah, bellissima, è vero, mi sono perso il fattore chiave della storia. Che alla fine, così guardandosi l'un l'altro, il cantierista dice agli altri: ma ragazzi, ma anche a voi la puttana ha messo la candela nel culo? Sì, ma sarà mica stata la stessa.